Adesso ho oh, Fabio Quici e Antonella Romano che lavorano nel Dipartimento, sono ricercatori nel Dipartimento di Storia, se sono, lui è associato. È eh, socia, scusami, lavorano nel, dipartimento, nel mio Dipartimento di Storia. Disegno e restauro dell'architettura con un uh, titolo zeviano: Saper comunicare all'architettura la rappresentazione dello spazio nella didattica di Zevi. Sì, abbiamo Prego. parafrasato il sì. noto titolo zeviano. Eh, mi piace iniziare la, questa presentazione con una con un incipit che ho colto quest'estate, eh, che non ha molto a che fare con l'ambiente romano, ma è interessante invece per quanto riguarda l'apporto alla didattica che, che Zevi ha fatto. Possiamo anche... faccio io? Okay. E, perché a Parigi quest'estate alla serie della Cite c'era, eh, per celebrare il 68, c'era una, una bella mostra in cui si metteva alla luce un po' la, il cambiamento della didattica nelle scuole d'architettura eh, francesi e in, una, in un angolo c'era una bellissima esposizione eh, di, di libri, una, una selezione che si chiamava la Biblioteca delle idee per insegnare, eh, dove c'era appunto una selezione di opere pubblicate fra il 50 e il 75 che ebbero una influenza nelle nuove unità pedagogiche d'architettura tra il 60 e il 70. Eh, libri quindi che hanno contribuito a sviluppare nuovi approcci e anche nuovi metodi proprio pedagogici del pensiero architettonico e fra questi spiccava anche il testo di Zevi che in francese acquista proprio un sapore eh, pedagogico, cioè insegnare, eh, cioè imparare a vedere l'architettura. E d'altra parte la, 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 il contributo di Zevi è sempre stato orientato verso uh, la, la componente pedagogica, oltre che l'impostazione dello, stori dello storico e critico. Ehm, ora, in una lettera scritta da Zevi nel 1995, per la, una lettera scritta all'associazione Agita, che era l'Agenzia Italiana per l'Architettura, lettera che è rimasta pressoché un po' sconosciuta, comunque sia poco diffusa, e che la rivista Domus tirò fuori nell'anno della morte di Zevi, pubblicandola proprio all'adere dell'editoriale. In questa lettera compaiono elencate in nove punti, e questa è appunto è un'altra delle caratteristiche zeviane, una serie di esortazioni che lui rivolgeva proprio alle nuove generazioni. E in questo elenco appare quindi una, una vera e propria summa del pensiero zeviano sull'insegnamento dell'architettura eh, e su quelle che considerava proprio delle distorsioni del sistema dell'insegnamento universitario. Venendo nel 1995, questa lettera chiaramente raccoglie eh, tutto il suo pensiero e le sue riflessioni, anche radicalizzandole, maturate negli anni precedenti, che abbiamo visto tra l'altro fino a questo momento. Eh, la critica alla didattica tradizionale eh, erogata nei corsi universitari di architettura in fondo appunto, è un tema ricorrente sia nei suoi scritti che anche poi in molte missive che possiamo ritrovare alla Fondazione, alla fondazione Zevi. E, in questa lettera del 1995 Zevi arriva proprio a suggerire alle nuove generazioni di evitare proprio di frequentare l'università eh, perché dice: L'architettura non può che essere fuori dagli Atenei. Eh, esorta poi a diffidare di chiunque parli di cultura del progetto e di chi filosofeggia invece di progettare, vi trovate proprio in sintesi, proprio tutte quante le riflessioni che aveva anche esposto in altre occasioni. Esorta inoltre a diffidare di, di dogmi e di idoli e di puntare invece sul linguaggio, citando però. Come, su, come riferimenti a alcuni dei suoi idoli, insomma, comunque alcuni dei suoi riferimenti come Wright, Gary e, e Bönish. Sempre in questa lettera torna a celebrare la modernità rischiosa che fa della crisi un valore, eh, incoraggiando i giovani a confidare proprio nel nuovo. Eh, quindi, dopo aver cercato un po' nelle sue esperienze maturate negli anni, nella fotografia, nel cinema, nei plastici, gli strumenti più adatti per eh, comunicare l'architettura, eh, insieme sempre comunque alla profondità didattica dei disegni, Zevi, in questo elenco del 1995, arriva a suggerire alle nuove generazioni di cercare di disegnare il meno possibile. Questo agli studenti non prendeva la lettera, insomma, era una radicalizzazione. Dice perché lo spazio non si può, eh, eh, non, non si può disegnare ed è l'unica cosa importante in architettura. Eh, infine incoraggia il rifiuto di ogni metodologia deduttiva per lasciare spazio a quella induttiva, ossia all'invenzione e alla creazione, con un occhio alle sue sette invarianti del linguaggio dell'architettura moderna. Eh, la riforma di questo insegnamento architettonico, di in cui avete ormai sentito abbondantemente parlare, è all'insegna del metodo storico: eh, insieme alla necessità proprio di un rinnovamento degli strumenti per la comunicazione delle esperienze spaziali dell'architettura, è ricorrente quindi nel suo pensiero, tanto da prendere le distanze da quella che definiva senza mezzi termini la massa di inutili disegni riproduttivi usati nei vecchi corsi di architettura e anche dalle superate analisi grafiche che schematizzavano gli organismi architettonici, i loro impianti, le loro sequenze spaziali e i loro incastri volumetrici. E qui abbiamo un po' una raccolta, tra l'altro due prese dall'analisi grafica di Vincenzo Fasolo, eh, quindi qui c'è una abbiura che in realtà non c'è mai stata, perché sappiamo la continuità che Zevi ha dato all'insegnamento di Fasolo, proprio nell'analisi poi dell'architettura. Era convinzione di Zevi che fino a quando non fosse stato possibile risolvere il problema della rappresentazione architettonica dello spazio, l'insegnamento eh, dell'architettura... Eh, sarebbe risultato comunque inadeguato. Eh, quindi, nello sforzo di dare evidenza allo spazio architettonico e alla quarta dimensione, la necessità di trovare nuovi strumenti interpretativi, grafici e tridimensionali può essere considerata un tema centrale, sia nella messa a punto del metodo critico zeviano, sia nella conseguente eh, strutturazione del suo metodo didattico. Qui ho voluto dare. Un paio di flash per capire un po' la continuità poi, cioè, di certe intuizioni zeviane. Quindi, qui da un lato c'è André Bloch, chiaramente un riferimento coevo anche di, di Zevi, e la recente, pochi anni fa, eh, installazione di Christian Kerez al padiglione svizzero, alla Biennale di Architettura, credo, nell'edizione di Colas dove proprio veniva messo in scena e veniva fatta fare esperienza di uno spazio architettonico assoluto perché non era neanche stato rappresentato non rappresentabile quindi cioè, proprio vediamo una una continuità di questo discorso che fa zevi sullo spazio ehm, da qui le esperienze poi condotte che abbiamo anche visto della mostra su Michelangelo, di cui non dico altro perché l'abbiamo già ripetuta, dove la critica architettonica interroga veramente la realtà tridimensionale mediante un linguaggio nuovo, articolato, e questo proprio lo specifica Zevi, in schizzi critici, fotografie creative e plastici interpretativi, altrimenti detti modelli critico-visuali. Se gli schizzi critici eh, portavano da, portavano avanti in pratica l'esperienza dei modelli di lettura spaziale di, di, di Brinkman e filtrati anche proprio dall'esperienza fatta da Zevi con, eh, con Fasolo. Eh, le, foto, le fotografie cosiddette creative eh, che abbiamo forse presente anche pubblicate sull'architettura cronaca e storia, eh, queste fotografie dove l'architettura sembra mossa praticamente, sembrano invece riferirsi un po' anche all'esperienza della, della fotografia movimentista di quegli anni. Quindi eh, si coglie sempre quest'occhio di Zevi anche per ciò che accadeva in altri settori, in altri contesti, eh, non solo a quello architettonico, ma molto anche ai, ai, ai settori artistici, compresi fotografia e cinema, anche come vedremo. nella Elaborazione dei plastici interpretativi eh, a Venezia fu fondamentale l'apporto di Mario De Luigi. È stato solo citato, ma io sono convinto che l'apporto di Mario De Luigi fu fondamentale e credo che sia anche stato riconosciuto anche dalla Fondazione Zevi, grazie a quella bella mostra e al catalogo che venne fatta anche, anche proprio per, su Mario De Luigi. Con De Luigi, Zevi, infatti, condivideva l'idea della storia intesa come fondamento del fare contemporaneo, oltre a una visione trasversale dell'architettura che interrogava. Anche le sue relazioni con la pittura in termini di spazio, luce e eh, colore. I modelli eh, interpretativi, eh, sapete, abbiamo anche visti, passano da modelli fatti, appunto, come in questo caso in, in gesso, che eh, richiamano eh, l'informale di Finsterlin, oppure abbiamo anche già visto il modello della biblioteca laurenziana. Eh, quello forse è più evocativo, che io sinceramente ho provato a interpretare, nel senso che mi suggeriva qualche cosa, non riuscivo all'inizio a capire cosa mi suggeriva, poi ho buttato lì una mia eh, ipotesi interpretativa, io ci ho visto anche eh, molto proprio lo spazialismo eh, di Lucio Fontana, dall'altro Mario De Luigi aderì allo spazialismo e, e con continuità poi anche alle esperienze dello spazio elastico di Gianni Colombo che è Un artista che dovrebbe. I nostri studenti di architettura dovrebbero avere familiarità, più familiarità, perché eh, si esplica proprio tutta quell'esperienza quell eh, eh, percettiva e spaziale che può trovare continuità assoluta con quell'architettonico. Ehm, e inoltre eh, la, il modello della Cappella Medicenza a Lorenzo, dove anche qui ho, fatto una, ho lanciato lì una prova di, di interpretazione. Eh, dove io ho visto anche eh, influenze che venivano dai controrilievi eh, di Tatlin. Eh, D'altra parte la materia era sempre quella, cioè quella di interrogare lo spazio, cercare di rappresentare lo spazio, uno spazio di rottura. Tra l'altro eh, ci, sta ci stanno anche nei, nei plastici eh, citazioni che potrebbero essere interpretate provenienti dalla dalla scuola costruttivista dei vutemas sovietici, con anche una citazione di simbologie come la spirale, eh, che tra l'altro Zevi cita come simboli della tradizione costruttivista proprio nella storia dell'architettura moderna. L'intento con questi modelli è quello di esprimere la dinamica dello spazio interno e le diverse qualità del vuoto, quindi il dialogo eh, con lo spazio. Zevi era consapevole della... Opinabilità, come è stato anche detto prima, dei modelli critici, ma era comunque convinto che l'esplicitazione tridimensionale di un pensiero critico potesse offrire un metodo utile didatticamente per gli studenti d'architettura. E inoltre il cinema eh, ricorre il tema del cinema in, in Zevi. Infatti, per, per Zevi il cinema è un mezzo che risponde a una funzione illustrativa dell'architettura e che è una funzione anche didattica che nessun altro mezzo può espletare con la stessa efficacia e con la stessa intelligenza. Per Zevi il cinema è l'unico strumento che può avvicinarsi eh, a restituire, anche se solo eh, come surrogato, eh, al valore spaziale di un edificio ed è in grado anche di restituire la pluralità dei diversi modi di vedere l'architettura. E quindi, per questo perché? Perché alle raffigurazioni, quelle frontali eh, didascali, fatte che dai fotografi, il regista può contrapporre una scelta di quadri prospettici più drammatici. Beh, quindi alla fotografia che, di architettura che privilegia gli spazi vuoti, ne sappiamo qualche cosa anche chi si è formato qua dentro negli anni Ottanta, dove nelle riviste l'architettura era priva di persone, doveva essere assolutamente vuota. E, il cinema invece recupera la dimensione umana degli edifici perché è, è uno spazio vissuto. Eh, L'uso di cinema, plastici e disegni insieme comunque per Zevi è necessario per non perdere quella profondità di insegnamento mediata da una pluralità di strumenti descrittivi che la storia in fondo poi ci ha tramandato. E come sempre per lanciare un'ipotesi sì, un interpretativa di continuità dell'esperienza zeviana, qui a proposito del cinema ho citato una, due film di, di, di Giancarlo De Carlo e, e di... Eh, di bottoni, eh, dove tra si vede recuperata questa dimensione umana perché si parla della casa popolare, della città, ma attraverso l'uso che ne fa l'uomo. E poi la continuità contemporanea dei documentari, i, i film, i cortometraggi di, di Beck e Lemoine, primo fra tutti Colas House Life, eh, dove si fa vedere appunto questa, questa casa di, di Colas a Bordeaux con gli occhi della domestica, che ha avuto un'incidenza notevole proprio sullo, sullo spostare il pensiero critico dell'architettura. Eh, portandolo dalla, dagli esperti del settore alla gente che poi la abita, questa architettura. la sì. didattica della libertà, eh? bellissimo. Quindi dopo il cinema abbiamo proseguito l'indagine sulla molteplicità di codici e strumenti comunicativi adottati da Zevi nell'ambito della scienza universitaria in un quadro storico ampio che è stato magnificamente illustrato dai relatori di questa mattina, quindi Ro, eh, Venezia e Roma, e poi nel pomeriggio proseguirà perché si estenderà alla diciamo, parte ultima della didattica di Zevi a Roma. La Fondazione di studio di Critica Operativa, eccetera. Quindi il, il volo che facciamo adesso riguarda appunto questo quadro di mh, molti anni. E ehm, l'uso, dicevamo quindi, delle immagini eh, grafiche e fotografiche che costituiscono una sorta di iconografia, eh, o, mh, strumento di, della critica operativa che si riconnette con. La trama di intenzioni che Zevi appunto tesseva nella didattica in quegli anni, soprattutto relativamente a due aspetti: il primo, quello dell'ermeneutica dell'architettura, quindi l'interpretazione spaziale, e l'altro, eh, il tema della storia come metodologia del fare architettonico di cui abbiamo eh, si è già parlato, e ehm, nella prolusione, più volte citata, dice. L'insegnamento dell'architettura va storicizzato perché il metodo storico è il solo che ammetta un riscontro scientifico e prima ancora una comunicazione di esperienze. Se la nuova didattica sa passare dagli stili alla storia concreta e dinamicamente intesa, avvalendosi di una critica capace di recuperare l'intera prospettiva del passato in chiave in funzione dei compiti contemporanei, e se questa critica è condotta con criteri scientifici, e cioè, se è aperta, problematica, ricettiva di nuovi apporti e anzi tale da stimolarli e nutrirli, lo studente architetto sarà in grado di operare scelte circostanziate, continuamente alimentate e incentivate da una ricerca operativa. Quindi, propone, come si sa, un travaso fra storia e design attraverso quella che definisce. Un'operazione storico-critica di tipo nuovo: progettare una critica architettonica come si progetta un edificio. Oh, ok, faccio io. <ride> Eh, strumenti di questa nuova storia operativa sono i disegni e i modelli interpretativi dello spazio architettonico, mm, se ne è parlato e qui però se ne presentano altri: ne sono esempi gli schemi grafici sulla metodologia dell'elenco, le immagini di sinistra, e ehm, sulla tridimensionalità antiprospettica, per esempio, relativi alle piazze romane Farnese del Campidoglio, come anche le tavole sui disegni Michelangeleschi per le fortificazioni fiorentine in cui tratti di planimetrie vengono rielaborati per la lettura critica di spazi interni, profili di strutture murarie, sagome dei baluardi in dialogo con il paesaggio. Le composizioni calligrafiche che ne derivano richiamano opere di arte contemporanea come per esempio di Carla Accardi. E Diciamo a questo proposito, sul tema degli, dei disegni e modelli interpretativi, degli schizzi interpretativi, come è noto, eh, viene polarizzata una polemica eh, intorno al progetto zeviano di critiche operative. E qua basti ricordare appunto il giudizio netto di Tafuri. Sul eh, volume, Il linguaggio moderno dell'architettura, guida al codice anticlassico, eh, Koenig eh, avrebbe detto che Zevi vi ha schematizzato. A suo modo, un trattato di composizione che è una risposta alle regole rossiane. E in effetti, il contenuto storico che individua ogni opera di architettura in questi disegni, attraverso il processo di forte astrazione, si è dissolto di fatto a favore di quello che potremmo dire essere il contenuto storico delle opere. E qui, appunto, in effetti mi trovo molto in sintonia con la lettura che ha fatto Vado a Schioppa stamattina. Che può essere riversato il contenuto storico, può essere riversato con facilità e anche con ricchezza diciamo, di sollecitazioni nel progetto. La selezione della strumentazione espressiva per una nuova storia dell'architettura trova in Zevi un'apertura originaria verso i linguaggi dell'arte contemporanea. Ne sono esempio le immagini selezionate per alcune delle sue lezioni. E presenti anche nelle tavole illustrative della storia dell'architettura moderna, sin dal 1950, dove affida al linguaggio di opere pittoriche l'esemplificazione e la comunicazione di alcune innovazioni nelle qualità spaziali delle opere di architettura. A proposito di un'esperienza vissuta durante il soggiorno universitario statunitense, Zevi dice in modo icastico: nel 1940 captai il volto di New York attraverso il collage di Corrado Cagli. Non sono i grattacieli a occupare il cielo, ma questo a penetrarli. Più delle gittate volumetriche parlano gli squarci di blu, i vuoti tra esse. Poi, altro fondamentale strumento interpretativo, non solo descrittivo, sono le fotografie che vengono proposte smarginate, montate in sequenze che reiterano lo stesso soggetto ripreso attraverso differenti punti di vista e differenti aperture angolari, spesso impaginate su più fasce sovrapposte, senza alcuno spazio o cornice tra l'una e l'altra, a produrre una sovrasollecitazione dello sguardo, cui impongono un continuo, faticoso movimento da un'immagine all'altra. Ciò sembra riecheggiare quanto Zevi stesso scrive sulla rilevanza delle dimensioni della fabbrica architettonica in relazione all'uomo e alla posizione dei suoi punti di osservazione, nonché alla sequenza di questi. I punti di vista hanno un immenso peso perché se l'edificio non è compreso entro un quadro prospettico dice, normale, l'osservatore deve muovere continuamente l'occhio per afferrarlo nella sua interezza. Le immagini fotografiche che quasi sempre danno il senso della tridimensionalità dei fabbricati mediante scorci accidentali talvolta vengono proposte al fine di offrire percezioni diverse di superfici e volumi. Quando il quadro di rappresentazione è frontale e le opere architettoniche si presentano simmetriche, appaiono disturbate dalla presenza vitale di persone che intersecano percorsi con i profili dei volumi architettonici e riportano l'edificio alla sua scala umana. Ed è proprio intorno all'esperienza umana dello spazio architettonico che si concentrano la novità e la forza persuasiva della critica architettonica espressa da Zevi. <ride> ehm, la sua interpretazione spaziale va ben oltre la quarta dimensione. Questo mi sembra un tema largamente da esplorare ancora nella storiografia critica di Zevi. La quarta dimensione dice, infatti, è sufficiente a definire il volume architettonico, cioè la scatola muraria che racchiude lo spazio. Ma lo spazio in sé, l'essenza dell'architettura, trascende i limiti della quarta dimensione. Allora, quante dimensioni ha questo vuoto architettonico, lo spazio, si domanda Zevi? Cinque, dieci, infinite forse? Sì, infinite potremmo rispondere noi oggi a questo quesito fondamentale, rendendo esplicito il riferimento al continuum spazio-temporale einsteiniano cui si rifà Zevi, poiché trattandosi di spazio vissuto, ha le dimensioni della vita. Attraversate le interpretazioni dell'architettura considerate parziali e apodittiche, quali sono quelle politica, filosofico, religiosa, funzionale, eccetera, eccetera, e come si è detto, riferendosi e metabolizzando le estetiche di ambito culturale tedesco, la storiografia architettonica anglo-americana, giovandosi della cultura, della metodologia, della critica d'arte... Eh, Zevi perviene all'interpretazione spaziale dell'architettura, in cui l'esperienza umana è illuminata dalla rivoluzione della fisica moderna, già in uh, Saper Vedere l'Architettura del 48, che contro la statica concezione di Newton concepisce uno spazio a infinite dimensioni, relativo a un mobile punto di riferimento nella convergenza di due entità di spazio e tempo. La riflessione di Zevi sullo spazio-tempo, che proseguirà negli anni successivi assumendo i concetti einsteiniani di estensione spaziale e campo, si riversa nell'attività didattica. E ne è un esempio, eh, salto i riferimenti alla produzione diciamo, di Zevi, per cui rimando alla relazione scritta. Eh, Nell'attività nell didattica eh, ne è un esempio questo concorso eh, Spazio-Tempo Ensteniano e Processo Architettonico, eh, eh, attiv attivato nella Facoltà di Architettura nel 1979 e poi i cui risultati, eh, aperti a un dibattito che includeva l'invito a progettisti professionisti, eh, sono stati eh, pubblicati sul numero di dicembre dello stesso anno di l'architettura cronaca e storie. All'assoluta originalità del tema, che era inedito, assolutamente inedito, nelle scuole di architettura italiana, corrispondono vivacità e varietà di interpretazioni e di rappresentazioni. Qui ne presentiamo tre immagini, semplicemente. E in realtà, appunto, sulla diciamo, come dire, novità e ampiezza di questo campo che è ancora largamente da esplorare, mh, due tavole eh, di ricerche che sono attualmente in eh, svolgimento, sperimentazione alla Bartlett School di Londra. Devo queste immagini all'attenzione sottile di Fabio Quici. Ed è proprio per insegnare a vedere questo spazio multidimensionale che è l'architettura che Zevi adotta una vastissima gamma di strumenti iconografici. L'altro obiettivo è quello di storicizzare la metodologia della progettazione e quindi diciamo soltanto facciamo un velocissimo cenno all'uso di eh, schemi eh, grafici, contesti, ma che sono quasi delle mappe concettuali, riassumono concetti e visioni storiografiche critiche anche complesse, carte geografiche con diagrammi relativi a relazioni a scambi tra culture, tavole cronologiche. Su eh, diciamo, eh, sistemi eh, storiografici, cioè storici, consoli, cronologici consolidati, verificati, eccetera, ma anche sugli equivoci della storia dell'architettura, collage e montaggi fotografici, disegni degli architetti progettisti, per esempio, sono spesso analizzati da Zevi con le intenzioni di individuarvi, per esempio, il, i temi e anche i modi generativi del processo progettuale, questo è uno un disegno di Luis Kahn, e persino vignette caricaturali. L'elenco e la sequenza di queste immagini progettate, era, era, erano progettati da Zevi con grande rigore, questo attestano i documenti nell'archivio di Zevi. Ehm, concludo a un testo storico critico, se ne affianca quindi un altro iconografico e questo, diciamo, di questo Zevi era molto consapevole. Un testo iconografico poteva avere una sua autonomia comunicativa, la narrazione e la visione procedono spesso simultaneamente, venendo quindi a costituirsi un percorso metatestuale, tanto durante la lezione quanto nei testi pubblicati a stampa. Tant'è che nella strategia di divulgazione formativa e militante, soprattutto dopo l'abbandono dell'università, Zevi ha più volte pubblicato dei testi fatti solo da immagini. Indubbiamente. Anche chi evidenzi i limiti del metodo storico zeviano, che talvolta consumano il metodo fino ad appiattirlo nell'esiguità del riscontro filologico, fino a distorcerlo nel perseguire la sovrapposizione, per esempio, del giudizio etico a quello estetico, fino a piegarlo alle necessità di un discorso pubblico del presente, non può non riconoscere che la continua opera di ricerca di Zevi della lettura critica della realtà non conformista e animata da passione etica e civile, assuma la forza generativa di una visione del contemporaneo. E a questo proposito mi sembra illuminante un tema che lancia l'ultimo discorso, mi sembra, che abbia scritto, quello sul, che era, diciamo, sarebbe stato letto al convegno dell'INARC del 2000, in cui eh, sottolinea diciamo, il cambiamento epocale della che, che è portato alla rivoluzione digitale che ci sfida in un diciamo, l'ascito complesso di Zevia a interrogarci sulle questioni aperte nelle storiografie, nella critica, nella didattica, anche in relazione al tema della rappresentazione e comunicazione dell'architettura, laddove conclude dicendo che dopo l'abbandono dei tavoli da disegno, eh, la questione fondamentale è che l'architettura viene progettata realizzandola nel corso del suo formarsi. Ecco, questo è un tema aperto sulle questioni della conformatività dell'architettura, con cui l'architettura si è sempre misurata, ma che diventano adesso assolutamente mh, eh, centrali. Ringrazio Antonella Romano e Fabio Quici perché eh, ribadiscono l'apertura mentale che davano i corsi di Zevi. Eh, abbiamo tentato anche col cinema, attualmente gli studenti non sono più interessati al cinema, abbiamo fatto un festival, l'Aria Gatti lo sa perché ci ha supportato di documentari di architettura, quello di Colas con la cameriera che aveva gli alti e bassi eccetera. Era un esempio, ma non è stato possibile continuare. Quindi è un peccato. Eh, Benjamin Chavardes eh, dell'École supérieure de Citature de Lyon. Eh, che parlerà di una cosa che ci interessa molto, è stata citata ma non eh, esperita. Eh, Bruno Zevi e Paolo Portoghesi, fratelli nemici della critica operativa. Grazie, eh, grazie per cominciare il Comitato Scientifico per eh, mi dare questa opportunità di parlare di in questa olla. Che l'ultima volta che sono venuto, ero studente in questa facoltà. Eh, un po' strana adesso di eh, scambiare di ruolo. Um, il primo incontro si svolge nello studio di Zevi di Via Nomentana. Leonardo Sinisgali, è direttore e fondatore della rivista Civiltà de Machine, in cui portoghesi ha scritto dal 1953 al 1956, fa la presentazione. Discutono della possibilità di pubblicare i testi di portoghesi su Borromini alle edizioni Einori, ma questo contatto rimara senza continuazione. Il secondo quotato è relativo all'Istituzione Nazionale di Architettura. Portoghesi ha eh, l'opportunità di vedere Zevi più volte attraverso gli eventi organizzati lì. Portoghesi vince il premio in arche per le, la critica storica. Zevi cancella la vittoria di Portoghesi e il premio viene assegnato a un altro. La conseguente spiegazione inaugura una relazione una collaborazione che durerà 5 anni tra il 62 e il 67. Portoghesi finalmente vincerà il premio eh, in eh, 63. Lo stesso anno gli studenti occupano, l'abbiamo eh, sentito già oggi, eh, la facoltà di architettura di Roma durante 40 giorni. Alessandra Muttoni racconta come, uh, come durante una delle assemblee il giovane laureato Manfredo Tafuri si presenta e propone agli studenti di decidere l'arrivo di Zevi, Quaroni e Piccinato a Roma. Anche Portoghesi invoca questo ritorno e dunque dopo una richiesta degli studenti che Zevi viene a insegnare a Roma, i corsi di storia dell'architettura 1 e 2 tenuti appunto da Zevi, Furio Fazzolo e Paolo Portoghesi. Questo ultimo già eh, collaborò alla rivista L'architettura cronaca e storia. Tra il 62 e il 64 scrivo otto articoli per il periodico di Zevi. Nel 65, dopo aver lavorato alla mostra su Michelangelo, Portoghesi non scrive più sulla rivista e pubblica meno in generale. È occupato da un'attività di progettazione più importante e allo stesso tempo prepara diverse pubblicazioni. Tra 63 e 67. Ok, grazie. Tra 63 e 67, l'architettura pubblica regolarmente i progetti di Portoghesi dagli uffici en pass di Pistoia. E Casa Andreis, come vediamo qui. In occasione delle celebrazioni dei 400 anni della morte di Michelangelo, una mostra è organizzata sul lavoro del maestro al Palazzo delle Esposizioni su uh, Via Nazionale a Roma. La mostra è oggetto di due cataloghi: un piccolo libro sotto forma di un vero catalogo di mostre e un volume di circa mille pagine sotto la direzione di Portoghesi e Zevi che rimane una delle monografie più importanti su Michelangelo, con quello forse di Ackermann di 61. La eh, scenografia della mostra è la prima collaborazione di Portoghesi con l'ingegnere Vittorio Gigliotti. Quest'ultimo eh, crea prima uno studio con Zevin 61. Insieme realizzeranno tra gli altri la biblioteca di Luigi e Nodi eh, in Piemonte. Dopo loro eh, collaborazione alla mostra Michelangelo architetto, eh, Portoghesi e Gigliotti creano lo studio di Porta Pinciana nel 1964. Eh, Portoghesi trasforma completamente eh, lo spazio interno del palazzo delle esposizioni. Tra le partecipazioni esistenti dell'edificio eh, realizza una visita che nel piano assume l'aspetto eh, di una specie di grande apparato digerente. Il piano e le modenature eh, reinterpretano, reinterpretano in modo più o meno astratto le forme architettoniche dell'opera di Michelangelo. Non ritorno sull'eredo dell'insegnamento di Zevi a Venezia del quale abbiamo parlato e uh, che le, uh, le elementi produce degli studenti, nella sua opera pubblicata uh, uh, nel 1948, Saper vedere l'architettura, Zevi definisce lo spazio interno come la, car la caratteristica interseca dell'architettura. Il sottotitolo è da questo punto di vista significativo, saggio sull'interpretazione spaziale dell'architettura. La scenografia e il materiale utilizzato per la mostra sono un'illustrazione di questo desiderio di esplorare l'architettura. Le fotografie sono orientate in vari modi, appese a diversi livelli da terra, come scrive Zevi nell'introduzione al volume di Michelangelo. Questo libro è il prodotto indiretto. Di un lavoro universitario svolto a Venezia durante tre stagioni accademiche dall'autunno '60 all'estate '63, il lavoro degli studenti eh, di Venezia è ampiamente utilizzato in schizzi critici, fotografie creative e plastici interpretativi. Gli schizzi e, e i plastici sono quindi utilizzati sia come strumenti didattici che come strumenti di analisi critica. I plastici sono realizzati sotto la direzione del pittore Maria, Mario De Luigi nell'insegnamento di plastico ornamentale. I materiali utilizzati variano a seconda degli elementi evidenziati. Evidenziano le linee di forza, le forme, la volumetria, le dinamiche spaziali di un edificio. Le interpretazioni spaziali diventano abbastanza astratte per considerare il riuso contemporaneo, questo è il significato di questa critica operativa in cui la strazione diventa il mezzo tra lo studio storico e la progettazione. I diverse testimonianze, e devo qui ringraziare ancora le persone che sono in questa aula, che hanno accettato nel passato durante il mio lavoro di tesi su portoghesi di avere questo scambio, interviste su Franco Purini o Macelo Fargiolo che hanno preso questo tempo di scambio. Le diverse testimonianze rilevano la difficoltà che rappresenta il fatto di definire il rapporto tra Zevi e portoghesi. Il loro rapporto era in primo momento remoto come quello di un adolescente e di un autore. Da anni ormai lontani, dall'adolescenza, da quando acquista Piazza Fiume su un banchella, il tuo verso in architettura organica, la tua visione del mondo fa parte dei miei fondamenti, dei miei fondamenti spirituali. Da allora ho ricercato in fin... Infinite volte nelle tue parole l'eco più chiara e decisa, più matura di pensieri che sentivo svilupparsi dentro di me come conseguenze di scelte determinate. Quindi è nato tra di loro un rapporto in parte dal maestro all'allievo, ma certamente più di collaborazione e di amicizia. Nel 1967 viene organizzato un concorso per un posto di professore di storia dell'architettura, del quale hai parlato stamattina. La commissione è presieduta da de, de Angelis D'Ossa e Contà, nei suoi membri, Zevi. Quattro eh, candidature sono studiate, tra cui quelle di Benevolo, Taffuri e Portoghesi. Alla fine, solo Benevolo non ora. Un posto. Nel 67 Portoghesi divenne titolare della cattedra di storia dell'architettura della facoltà di architettura di Milano. Questo coincide con l'inizio di una distanza che diventerà una rottura. Dopo i lavori su Michelangelo, Zevi e Portoghesi decidono di collaborare a un libro su Boromini. Nel 66 Zevi fa anche la proposta a Portoghesi e Tafuri di un progetto storico con quattro parti, una storia dell'architettura in Italia, una storia generale dell'architettura, un'anciclopedia di architettura e una collezione di storia dell'architettura. Questi progetti non vedranno il giorno, o almeno non necessariamente, necessariamente sotto la pena di questo trio. Il libro su Bromini è stato completamente scritto ma mai pubblicato. Devi si oppone quando scopre la monografia pubblicata nel 67 da Portoghesi. In occasione del tricentenario della morte di Bromini vengono organizzati numerosi eventi, la pubblicazione di Moltiplicano. Portoghesi firma il catalogo della mostra presso l'Accademia Nazionale di San Luca e un convegno riunisce alcuni di storici dell'architettura italiana, eh, i più famosi, tra cui Zevi e Portoghesi. Questi due hanno allora un confronto sul tema dell'attualità di Borromini e la sua influenza sulle architetti contemporanei. Il dibattito è stato aperto dalla comunicazione di Bruno Zevi, denunciando quelli che vorrebbero bernilizzare Borromini, vale a dire che avrebbe ingraziarsi di Borromini allora a tradire la realtà del maestro. Per argomentare la sua dimostrazione definisce cinque metodi usati che dimostrano chiaramente che il suo attacco, si può utilizzare questo termine, questa parola, si rivolge specificamente a Portoghesi. Il primo metodo, o piuttosto il primo rimproverò, denuncia l'uso fatto dall'opus architettonicum per dare un'immagine più svolgente eh, di Bromini. Eh, prima della conferenza, Portoghesi ha pubblicato la prima e unica edizione di questo libro del 1725. Zevi denuncia quindi Uh, l'eccessivo importanza attribuita al disegno geometrico del processo creativo di Borromini Possiamo vedere qui un'allusione alle ricostruzioni geometriche fatte da Portoghesi all'apertura del suo primo volume del 64. La terza critica denuncia l'aspetto ignotico delle fotografie. Questo è, questo era la, l'accusa più esplicita in, contro portoghesi. Durante il corso monografico su Brum, Romini ho proiettato molte fotografie predisposte sotto la guida abilissima di Portoghesi per il volume di Enoi. ciò e molte foto esposte nelle mostre. Gli studenti erano incantati, sedotti, persuasi. Poi Quasi ogni settimana siamo andati a visitare un'opera di Borromini. Quando la vedevano, furando gli spazi reali e i volumi, restavano delusi. Era difficile strapparli dallo stato ignotico determinato dalle fotografie e spingerli a incontrare l'architettura vera, che non è affatto persuasiva e consolatoria, ma traumatizzante, drammatica, tragica. Poi Zevi ironizza sul eh, rapporto con la tradizione di, Borrom di Borromini per descriverlo come conservatore e perfetto accademico di San Luca. Infine denuncia il desiderio di fare di Borromini un maestro e l'iniziatore di una scuola borrominiana portoghesi che assiste all'intervento afferma il suo diritto di replica. Sottolinea, tra le altre cose, l'importanza del lavoro di indagine, enumerando i suoi 15 anni di ricerca e pubblicazioni, che sono allora importanti rispetto alle tante righe di Zevi su Brumini nel saper vedere l'architettura e i suoi pochi articoli sull'architettura cronache e storia. Ma in realtà questo dibattito apre il confronto tra Zevi e portoghesi sulla problematica postmoderna e il rapporto rinnovato con la tradizione. Portoghesi sottolinea la differenza di generazione tra loro, coinvolgendo Zevi alle veterani del movimento moderno. Zevi risponde il dissenso con l'amico portoghesi si relati quando egli sostiene che costruire sulla cenere, negare il passato, vuol dire in arte tagliare i ponti con la società, spezzare quelle virtualità comunicative che si basano sul possesso di un codice di dominio comune. Anque, anche questa sentenza è accettabile se vuol dire che nessun artista, sia pure il più rivoluzionario, può fare a meno del passato. Sin troppo ovvio, ma il ragionamento si presta a giustificare certo contro l'intenzione di portoghesi ogni accademismo, ogni ecletismo, ogni stilismo neoclassico, neo-barocco e neoliberti con la di. Non costruire sulle ceneri di non negare il passato, di non tagliare i ponti con la società, di non spezzare il codice dominante e le sue virtualità comunicative, di perseguire un disegno strategico che precisi i rapporti tra propria opera e il suo fruitore Questo dibattito lascerà segni profondi e segnerà la rottura tra i due protagonisti. Dopo la conferenza, Portogresi ha scritto a Zevi per condividere eh, privatamente il suo resentimento e spiegare le sue azioni. Sono passati parecchi giorni dalla chiusura del convegno boromignano, ma le cose delle tue parole soprattutto arrivo quasi alla fine. N Amarico, delle tue parole, soprattutto di ciò che mi ha detto nel lungo colloquio, nel sal della mostra è ancora vivissima in me. La sostanza nel tuo discorso mi ha lasciato addolorato e perplesso perché devo rifiutarne recisivamente il significato e non se trovarne le motivazioni se non ricorrendo a nebulosi motivi psicologici. L'opposizione sarà costante. Zevi non mancherà di criticare eh, il progetto della Moschea di Roma, non smetterà mai di denunciare gli orientamenti postmoderni. Il disaccordo diventa, secondo portoghesi, una forma di persecuzione da parte di Zevi. Tuttavia, la considerazione recipro reciproca persisterà. Nel 1975, Zevi scrisse a Portoghesi per ringraziarlo della sua condolenza in seguito alla perdita su, di suo padre e parla della morte del padre di Portoghesi. Nel 1966 Zevi ha ringraziato Portoghesi per la revisione della ristampa di storia dell'architettura moderna nelle colonne di Repubblica, parla del progetto di presentare il lavoro di Portoghesi in futura edizione come possiamo leggere qui. Ma Zevi non menziona il nome di Portoghesi nel Zevi su Zevi di 67, anche quando evoca la mostrazione Michelangelo. Infine su oltre 700 pagine nell'ultima edizione della storia dell'architettura moderna, il nome Paolo Portoghesi non appare una volta. Fino alla fine si scamberanno una corrispondenza che evoca la loro amicizia perduta e la stima che sì. Nell'ultimo me eh, messaggio che Portoghesi tiene da Zevi, quest'ultima ha queste parole. Non ho amato nessun uomo più di te, stima immensa, affetto fraterno, vedervo in te il potenziatore prima e l'erede poi del mio lavoro. Tu mi hai offeso, tradito. Sputacchiato non a parola, come faccio io nelle mie in invettive, ma in un'azione quotidiana volta a combattere il movimento moderno. Insomma, l'unica ferita, l'unica debacle, l'unica sconfitta è quella della nostra amicizia. E finiscono. Zevi muore un anno e mezzo dopo senza essere riconciliato. A Portoghesi è assegnato da Zevi il soprannome di Principe Nero. Come sottolinea Paolo Merconi, Bruno Zevi non ha mai accettato il postmoderno. Portoghesi avrà queste parole nel 1984. Zevi e io abbiamo vissuto tre anni di profonda complicità, lavorando insieme sull'eredità di Michelangelo, le sue borse critiche erano una prefigurazione di alcuni aspetti del postmoderno e poi indietreggio, e divenne l'ultimo muro di quella rossa professionalità con cui aveva combattuto così tanto. Il disaccordo tra i due uomini è in definitiva legato alla postmodernità, cioè al rapporto con il passato e la modernità. Questo non è un disaccordo tra gli storici. Ma tra gli architetti. Questo illustra, secondo me, il lavoro della Scuola Romana, eh, da giovanoni a Portoghesi, e continua a essere un elemento di identità di questa scuola, del legame tra la storia e il progetto. Grazie. Grazie. Al professor Sceverdes ci ha spiegato che questa inimicizia non era personale, ma era in qualche modo cosmica e legata a vicende culturali più grandi di un disaccordo fra amici. Adesso eh, vorrei chiamare Carlo Severati, che, professor Carlo Severati, che è della terza università, ma è stato a lungo in questa università anche uno degli assistenti di Zevin, però non veniva mandato fuori dalla porta e ehm, anche uno studente rivoluzionario del 63 mi sembra. Sì, grazie. Sì, sì a proposito degli assistenti, non ci mandava via. A no, Roma. poi no, ah. a Venezia sì. Cioè, eh. Alla fine abbiamo sempre lavorato in una continua condizione di inadeguatezza, <coughs> quindi dal 66 al 79. Carlo, non si bene. Devi... E mi ricordo, diciamo, adesso nei primi anni dell'INARC, quando vennero tre assistenti di Auguste Perret per eh, ricordare il maestro, e mi sento abbastanza vicino a dimensioni triste depressa che mandarono questi tre assistenti di Perret. Io posso, credo, poco, poco più che orarvi il pranzo perché siamo completamente fuori, mi pare degli orari, no? Eh, per cui, diciamo, per la mia esperienza, vi racconterò soltanto un aneddoto eh, che è diciamo così, una sessione d'esame di Zevi del 68. Approfitto di questi pochi minuti che mi prendo per fare eh, qualche commento, diciamo così, sulle cose sentite sia ieri che oggi, anche per, perché potrei forse essere utile per qualche integrazione. Per esempio, la persona che ha lavorato su Radiconcini forse non sa che. Eh, mh, Uniti da Zevi in questa sorta di nomina, Severati e hanno fatto un progetto per gli aeroporti nel 1973, tanto per dirne una. Un altro, un altro commento eh, sulle cose dette ieri mi sembrato interessante, eh, Placidi, la cosa che abbia fatto vedere un progetto, un suo progetto. E, mi sembrava appunto interessante che in, in questo progetto eh, almeno una delle invarianti di Zevi fosse ben rappresentata e cioè diciamo in questa articolazione delle finestre che eh, ricordava un po' diciamo così uno degli esempi storici di questa eh, poetica dell'elenco e cioè la casa roofer di Loos, no? Un'altra cosa interessante eh, è venuta fuori, secondo me, non mi ricordo chi, ma insomma, nell'immagine che ha fatto vedere di questa bella casa di George Howe. Quando Howe esce dalla, eh, da questa fase nella quale progetta eh, delle case diciamo così, eh, storiciste fino al 27-28 nell'era di Filadelfia poi incontra le case, fa eh, il Philadelphia Seven Fund Building, ma poi esce da questa dimensione diciamo, stilistica del, del razionalismo e procede verso una strada che può comporre questo patrimonio di architettura organica degli Stati Uniti. Anche su questo eh, vorrei aggiungere che le incertezze che venivano ieri in alcuni interventi ehm, che in qualche modo, scusate, correggo, alcune incertezze che venivano da alcuni interventi di ieri sulla definizione di organico nella uh, visione dell'architettura di, di, di Bruno Zevi, probabilmente non tenevano conto del fatto che poi nella storia dell'architettura diciamo. <coughs> Zevi eh, mette a posto un sacco di cose, perché eh, diciamo. Eh, a oltre a Wright c'è Harvey Hamilton, Harris, c'è cioè c'è diciamo una eh, molto precisa eh, definizione che poi anche qui va citato il fatto che le persone che lavorano con Zei, Pellegrin per esempio, o Rubino, portano avanti le ricerche su Gregory Hein, su Irving Hill. E, e, e quindi diciamo c'è una continua attenzione di approfondimento e di aggiornamento. L'altra cosa credo che dobbiamo eh, dovremmo diciamo così, una risposta circostanziata al nostro Herman van Verbeik di, di Delft, il quale ha sostanzialmente contestato in pieno non soltanto diciamo così, la visione della storia di architettura di Zevi ma anche la strumentazione cioè negando la validità dello strumento visivo e negando la categoria dello spazio come utile ad un approccio all'architettura. Questo diciamo, in parte è venuto anche dagli interventi, ma eh, ovviamente questo come dire, forse bisognerebbe fare un incontro apposta per eh, confrontarsi su queste, eh, su, su queste problematiche. Una cosa che avrei detto con un certo dettaglio è che si è persa un po' la percezione eh, che tutto questo processo, che comincia addirittura nel 1943 per quanto riguarda Venezia, si svolge in un clima di conflitti anche molto, molto pesanti. Eh, io parlo del 1943 e chiederei anche conferma a Mancuso perché di fatto tra il 1943 e il 1945 c'è una sorta di vacanza nella direzione. E diciamo in un certo senso eh, il, il povero Cirilli, eccellente architetto, di cui peraltro c'è una bella casa qui a Roma, a Pia della Regina, molto ben fatta, viene in qualche modo defenestrato. Anche nella testimonianza che ho raccolto di Gellner in un modo non del tutto pulito. Quindi diciamo che vabbè, questo diciamo sì ormai è preistoria, però questo processo comincia, cioè questa conflittualità comincia nel 57, come ci ricordava Mancuso, e finisce quando? Finisce nell'80, quando mettono l'Ence nella vasca da bagno e gli sparano in testa. Cioè, rendiamoci conto che, come dire, eh, questa, questo frammento della didattica di Zevi, della quale io avrei dovuto parlare in, in questi anni, che conosco soltanto diciamo, più nella mia, diciamo così, nel mio ruolo di, di assistente e di interlocutore, si svolge su una serie di conflitti eh, terribili a vari livelli. Cioè, eh, diciamo, se facciamo un passo avanti, il 77 qui con studenti urlanti, monetine tirate agli assistenti che mandano le diapositive e Zevi che alzava continuamente il volume della lezione per soverchiare questo, questo, questo chiasso che vi voleva impedirgli di parlare, sono momenti diciamo così, che, che vanno ricordati, che in qualche modo raccordano anche poi questa piccola storia ad una storia più, più grande. E quindi diciamo, tra l'altro, diciamo, eh, ci sono date no, che, che, che sono appunto: ses, eh, 63, 68, 77, che diciamo così, eh, che vedono una progressiva un progressivo aumento della conflittualità, una progressiva diminuzione della specificità del conflitto, perché si passa diciamo così, dalla richiesta di riforma della didattica ad un rifiuto totale della classe dirigente della quale l'università e i suoi docenti fanno parte. Quindi, quindi diciamo che tutta questa cosa è messa e poi come ricordava anche qualcuno stamattina stesso, forse Piero Rossi, Attorno a questa situazione c'è cioè il bordo del miracolo economico, citerei la morte di Olivetti e Di Mattei 60-62 e un cambiamento, un progressivo cambiamento eh, radicale della società intorno. Comunque vi racconto l'aneddoto, se non che la faccio troppo lunga, io comunque ho scritto un intervento e ve lo posso diciamo così, com com comunicare, mandare. Eh, L'aneddoto è quello del Trentello dell'Uccello Pifferaio, di cui forse avrete sentito parlare. E, e, venne con questo titolo, francamente non mi ricordo, mi sembra il mondo, ma non ne sono sicuro, eh, a vale di questa sessione forse estiva eh, dell'esame di storia e architettura fatto con Zevi, il quale c'era in commissione Zevi, Severati e Marconi. E, e con questa aneddoto posso anche diciamo, fare un accenno di chiusura alla didattica eh, di questi anni fino al 71. Eh, che significava questa cosa? Eh, effettivamente ci fu una sessione d'esame nella quale <coughs> si presentarono quattro studenti eh, con una tesina. E la cosa singolare era questa, c'era uno studente eh, in posizione rigida, orizzontale, come se fosse morto, questo studente era sollevato da altri due studenti, uno per, per le spalle e l'altro per i piedi, su questo studente c'era una tesina, questa tesina veniva sfogliata nel più totale silenzio da un, un, un quarto studente faccio bene i conti, uno, due, tre, quattro, e poi c'era un quinto studente che suonava il piffero. Per cui questa sessione d'esame si svolse effettivamente così. La cosa, eh, diciamo, però singolare fu questa, che questa tesina, che era, eh, il, cui tema era, il tema della quale era eh, il segno borrominiano del Settecento, era una tesina eccellente di qualità e siccome il professor Zevi diciamo così, era eh, molto diciamo così, eh, aperto ad accettare diciamo così, ogni contravvenzione eh, diciamo, in queste procedure, eh, finì che eh, questa tesina fu molto apprezzata, malgrado questo sistema un po' eterodosso di presentazione, Statistico. e questi studenti ebbero Trentellode. Naturalmente c'era anche un problema ed era il problema diciamo, di un <coughs> rientro in qualche modo di una parte di questo 68 che diciamo così, non rifiutava ancora diciamo così, docenti e università come parte della classe dirigente, ma che voleva sostanzialmente una sorta di azzeramento del sapere consolidato dell'Accademia. E, e quindi c'era anche questo problema, c'era cioè diciamo eh, anche il problema di accogliere, eh, raccogliere diciamo così, senza abiure questa, eh, questa richiesta di aggiornamento fondamentale che c'era negli studenti del 68 rispetto al sapere consolidato dagli, dagli studenti. Concludo rapidamente dicendo che. Eh, eh, Tutta questa vicenda poi, diciamo così, noi abbiamo attraversata fino alla fine, fino a questo 1980, per cui credo che tutti ricordiamo un corso di storia dell'architettura del 1980 nel quale, dimesso Messosi benevolo e dimesso Messosi zevi, avevamo io, Sandra Montoni, Francesco Moschini, Bill Milancioni, Gabriele Millelli, un corso di storia di mille studenti. Nei quali c'erano 30 poliziotti in borghese che sorvegliavano la situazione per vedere se i docenti creavano un clima che potesse giustificare una reazione violenta e la situazione fu, fu diciamo così, controllata. La sindrome fu superata grazie al lavoro generoso di tutti quanti e anche semplicemente come dire, raccogliendo una delle qualità didattiche di Zevi: un'assoluta puntualità assoluta, su tutte le scadenze, eh, l'inizio delle lezioni, gli appuntamenti, naturalmente vi, vi potete pensare bene che con mille studenti noi dobbiamo fare delle caselle di 30, 40, 50 studenti per volta, dato degli appuntamenti, degli appuntamenti eh, precisi. Questo non è diciamo, da sottovalutare, eh, secondo me anche poi nelle decisioni che prese Zevi, eh, diciamo, eh, rispetto ad un nuovo modo di, di rapportarsi alla realtà esterna che portò alle sue dimissioni. Perché naturalmente il 77 ebbe poi delle conseguenze <coughs> gravi da un punto di vista diciamo così, della debacle dell'istituzione, tra le quali non possiamo non citare le dimissioni teatrali di Leonardo Benevolo credo di aver detto abbastanza vi auguro buon pranzo